Tornerà disponibile anche Gabriele Carannante, centrocampista dell'Audace Cerignola, qui con noi in conferenza stampa. Gabriele, come fatto con Lattanzio, ripartiamo da quello che è stato il successo di Gragnano, questo 3-2 che è giunto in extremis, sinonimo del fatto che questa squadra ci crede sempre sino alla fine. Sì, questa è una squadra importante che ci crede sempre, non molliamo mai, anche dopo un calo nel secondo tempo, dopo il secondo gol, noi non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di fare il terzo gol e alla fine diciamo che ce lo siamo meritati. La vittoria di domenica è stata importantissima. Come si sono ambientati gli ultimi arrivi, trattandosi di under, sicuramente chi meno di te può dirci qualcosa in più in merito. No, si sono ambientati benissimo, sono tre bravissimi ragazzi, soprattutto fuori dal campo, anche in campo, sia Amabile che Ingrosso, che Fagioli, sono tre grandi ragazzi che sicuramente possono darci una mano. Questo è un momento nevralgico per la stagione dell'Audace Cerignola, bisogna stare lì e cercare, se non oggi, domani, di fare quel salto di qualità. No, ma per noi queste sono 12 finali, perché noi non possiamo più sbagliare. E dobbiamo vincerle tutte perché in questo momento ci troviamo, diciamo, a rincorrere il Picerno e il Taranto e sicuramente cercheremo di vincerle tutte le partite che sono rimaste. A partire dal match di domenica contro la Sarnese, e sicuramente non mancherà l'affetto dei tifosi gialloblu. No, assolutamente, figurati, sono venuti in tanti a Taranto, in tanti a Gragnano e sicuramente credo che con la Sarnese una partita così importante per noi. Ci saranno tanti spettatori anche domenica a darci una mano, a darci il loro supporto. Grazie a Gabriele Carannante. Grazie.